Buongiorno ragazzi, lunedì 17, pronti per una nuova settimana e dei nuovi daily vlog. Spero di farveli per tutta la settimana. Vedremo come andrà il lavoro. Iniziamo subito con te scarichi. Pomezia, Roma, Sesso Fiorentino. Sono carico ancora. No, green pass, base, rapporto. Ecco anche il secondo. Mi sto un po' storto perché obbligato a metterti così. Ho fatto una lunga strada, adesso scarichiamo a mano. Ora rimane solo Sesto Fiorentino, però comunque c'è una bella distanza da percorrere e ho tanto spazio libero sul rimorchio, quindi hanno organizzato in modo di cominciare a fare qualche presa e avvantaggiarci e comunque non fare chilometri a vuoto, tra virgolette. Quindi adesso uscirò a Magliano Sabina, farò una presa di alcuna merce e poi proseguo il viaggio. Se escono altri ritiri li farò, o altrimenti andiamo a destinazione. Uscita da quel magazzino, ho fatto anche un altro carico a 10 km di distanza, mi hanno chiamato al volo per fare quest'altro ritiro. Ho cominciato a spostare le pedane che devo scaricare in Toscana vicino alle porte perché comincia a essere un pochino pieno il semirimorchio. Ora sto andando alla terra a fare gasolio e a di blu perché sono di passaggio e lo faccio qui. Poi ho un altro carico a Castiglion del Lago. Rifornimento era di blu e del gasolio fatti, ora mi sto dirigendo a Castiglion del Lago che caricano fino alle 17, sono le 15:20 e quindi devo sbrigarmi. Detto questo, ho avuto modo anche di incontrare un grande amico, Tiziano Tagliaferri, che è un padroncino ed è anche un collega. Mi ha aspettato ed è lui che mi ha fatto quel video mentre arrivavo all'area di servizio. Ho preso due o tre cose per il camion. Ho preso lo spray per la pelle per non farla seccare sia al volante che ai sedili, soprattutto per starci attento. E poi ho preso le due calze che avevo anche sul vecchio Scania che vanno sui tubi dell'aria, questo per non farli intrecciare e sono molto comode. Ritiro a Castiglion del Lago fatto, ora però la consegna a Sesto Fiorentino. Che ne parlo da inizio video, la passa un collega che lui è più comodo, ci passa e ha spazio, la passa a lui. E io devo attendere un altro collega che invece passerà roba a me. Quindi da quello che vi ho detto questa mattina è cambiato e ricambiato mille volte tutto il programma. Ed ecco il lago, visto che stiamo a Castiglion del Lago. Quello è il lago. Trasbordo fatto. Bello. A mio padre che si è preso i bancali. Io devo aspettare domani pomeriggio che arriva il collega che ha la roba per Parigi e io mi prendo il Parigi e a lui lascio una consegna della Francia bassa, quindi poi domani ci sto a capire più niente. Poi domani vi faccio il resoconto dei carichi e scarichi che ho fatto e che dovrò fare. Mi sono fermato, mi sono allontanato dalla zona industriale e ho trovato sulle quattro corsie un'area piccola di parcheggio, comunque ho tutto da mangiare e da bere per fare colazione. Devo aspettare domani dopo pranzo, verso le 2-3 che arriva il collega, sperando che non lo fanno attendere al carico, così poi da lasciare a lui una consegna della Bassa Francia. Io prendo una consegna per Parigi, così da trovarmi poi una consegna a Bourgogne-Jallieu, una a Clermont-Ferrand, no scusate, una a Saint-Étienne,
e poi a Parigi. Ovviamente ci vorrà giovedì, venerdì che svuoterò tutto, perché magari poi in mezzo si mettono altri ritiri, non lo so. Comunque, questa settimana è un po' particolare. Doveva essere una salita semplice, invece sono state complicazioni, a virgolette, ma non sono complicazioni, sono imprevisti. Non lo so. Comunque, fa parte del lavoro. L'unica cosa che a me mi ruota è domani devo stare una giornata fermo. Però ho delle cose da fare, come sistemare il paraschizzi del rimorchio, perché aveva già un taglio, non l'ho mai sistemato perché non... comunque si teneva, però evidentemente a forza di camminarci così si è allargato il taglio mano a mano, e quindi domani voglio metterci due o tre fascette per riattaccarlo, o comunque non farle, per non far vedere lo spacco, perché poi c'è il rischio che continui fino alla fine, fino a perderlo. Poi vorrei dare una pulita a tutti i vetri fuori, perché oggi tra nebbia e quant'altro si sono risporcati. L'ho lavati stamattina, quindi vabbè. Roba di routine questa. E in più vorrei, insomma, modo, sganciare un attimo la cabina e mettere queste qua. E poi provare infine il prodotto della Mafra per i sedili in pelle, il volante e quant'altro. Quindi domani mattina con calma mi sveglio, faccio colazione e cercherò di fare un po' questi lavoretti, sperando di ingannare un po' il tempo. Adesso ceno, perché oggi non sono uscito neanche a pranzare, e poi inizio a editare il video che state vedendo. A domani.